to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Questa selezione Optimist interzonale vede insieme la quinta, la sesta, la settima e l'ottava zona FIV, cioè Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, e da questa regata con questi 110 timonieri in acqua si selezioneranno quelli che poi parteciperanno alle selezioni per i campionati mondiali ed europei. Una bella organizzazione che vede insieme il Circolo Italia e il Circolo Canottieri Napoli in questa stupenda sede qui al Molosiglio con la collaborazione del Circolo Savoia. Un gioco di squadra tra i circoli che mettono in meglio il meglio della loro professionalità in un appuntamento, in un bel weekend di marzo. Un altro appuntamento che fa di Napoli la capitale velica per eccellenza italiana e internazionale, e questo appuntamento ancora una volta dà il segnale di questo sistema velico campano capace di attrarre belle organizzazioni con una capacità organizzativa con grandi circoli alle spalle. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Questa regata interzonale Optimist è stata un'occasione, ma direi l'ennesima occasione, perché i circoli possono unire le loro energie, chi per un verso, chi per un altro. Con la Canottieri Napoli, come nel passato con gli altri circoli, il Savoia, il Posillipo, il Nautico, abbiamo sempre avuto uno spirito di condivisione di queste manifestazioni. Ci è sembrato giusto questa volta che la Canottieri Napoli, che di nuovo si sta impegnando nella vela, dopo un attimo di pausa, avendo loro, lo dico io in presenza del Presidente, troppi sport. Per noi dell'Italia, che abbiamo solo remo e vela, è molto più facile dedicarci quindi alla vela. È stato un pretesto per partire con questa organizzazione. La federazione di zona, il Presidente Lo Schiavo, ci ha consentito di farlo, e i risultati si vedono con la partecipazione che abbiamo di quasi 120 barche. Vedere il piazzale con 120 barche e una montagna di ragazzi giovanissimi praticare il loro sport per noi è motivo di grande soddisfazione e di gioia. Prendo l'occasione dall'assist che mi ha lanciato il Presidente per dire effettivamente che da circa un anno e mezzo, da quando io
mi occupo della Canottieri Napoli, abbiamo cercato in tutti i modi insieme al mio giovane consigliere Cuomo di rilanciare la vela all'interno del circolo, perché è uno sport nel quale noi crediamo, la Canottieri crede in tutti gli sport nautici, in tutti gli sport di acqua, e quindi la vela deve necessariamente occupare il posto che merita. Un grazie anche al presidente che è qui con me, perché in compartecipazione si riescono a fare degli eventi più significativi e più ben curati.